Partiti! All'interno è Douglas il Colosso che si porta in vantaggio avendo all'interno il compagno Gypsy Biker. I due prendono in mano la corsa con Gypsy che ottiene strada libera da Douglas il Colosso, al terzo Katnavon e poi Lady Oratorio Jacid, al largo Pampuri, seguito da Messico più dietro Drop the Gun, ultima posizione per Savinias. Alla fine, Gypsy Biker ottiene il comando in maniera più chiara, cercando adesso di gestirla al largo, Katnavon che interviene al fianco di Douglas il colosso, poi ancora all'interno, Lady Oratorio che ha al suo fianco Jacquid in giubba rosa e blu, al largo di questi, c'è Pampur in giubba blu scura, poi ancora in corda Savenias in giubba celeste, con vicino Drop the Gun in rosa, al largo Messico in giubba marrone. Queste le posizioni con i cavalli che entrano in retta d'arrivo, sempre due compagni di scuderia in vantaggio con Gypsy Biker a largo con il cap verde all'interno d'Agressi il Colosso con il cap nero, Katnavon in giubba azzurra che ha al fianco Jacquid e l'ediratorio che rimane coperta, a largo Pampuri ancora più a largo invece Messick in lunga progressione, Saveignanse e Drop the Gun è più dietro è ancora in vantaggio Gypsy Biker che conduce al paletto dei 400 su Katnavon e Messico che scatta al largo poi Pampur, Lediratorio e Jacquid, Gypsy Biker che è ancora in avanti su Messico che adesso si lancia in maniera prepotente, poi ancora Savenias e Katnavon e drop the gun, Gypsy Biker da solo al comando su Messico che prova ancora ma Gypsy Biker non flette, anzi allunga, stacca e se ne va Gypsy Biker da drop the gun che fa ancora secondo su Messico poi katnavon Navar e Savinias. Grande successo di Gypsy Biker Pier Antonio Convertino in grande percussione finale a siglare per il signor Lamberti ai colori e al train.